Nel Vangelo di oggi incontriamo ancora la figura di Giovanni il Battista, ma in questo caso è Gesù che parla di Giovanni il Battista e ne delinea l'immagine a tutto tondo e quindi in qualche senso ci aiuta a ripensare questa figura nel contesto della storia della salvezza, ma anche per quello che è l'obiettivo nostro di oggi, a rileggerla in termini educativi. La figura di Giovanni in qualche modo dà un riconoscimento alla figura di Gesù come maestro, cioè Giovanni ha i suoi discepoli e questi discepoli chiedono a Gesù se è lui quello che doveva venire o bisogna aspettarne un altro. Gesù dice ai discepoli di riferire a Giovanni quello che vedono, cioè i segni della predicazione di Gesù. Da un lato i prodigi, ma dall'altro lato il contenuto della predicazione di Gesù. Ecco quindi un elemento molto importante. I veri maestri si riconoscono tra di loro. Anche tra insegnanti è importante condividere questa corresponsabilità educativa. Non è che il lavoro di un insegnante è alternativo o getta ombra sul lavoro di un altro. Anzi, il vero maestro gioisce in cuor suo nel pensare che un suo allievo ha trovato anche altri punti di riferimento, altre persone che lo aiutano a crescere, perché il fine educativo del vero maestro è quello di aiutare la persona a crescere. Del resto, nella scuola c'è anche un altro elemento che viene richiamato dalla figura di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista si definisce come colui che prepara le vie del Signore, prepara il sentiero, la strada per colui che deve venire e quindi prepara le persone ad affrontare quel cammino. In fondo, in ogni grado scolastico, noi abbiamo anche questa percezione. Da un lato, prepariamo gli studenti perché possano abitare al meglio quel tratto di strada che è il tempo che è loro dato per stare nella scuola con noi, se siamo della scuola primaria, secondaria di primo, secondaria di secondo. Ma dall'altro lato, con l'altro occhio, dobbiamo guardare avanti, pensare che in fondo li stiamo preparando anche ai colleghi che verranno e quindi dobbiamo un po' attrezzarli perché possano abitare al meglio anche il cammino che incontreranno in futuro.